Alto circa 23 metri per 40 di diametro, Castel del Monte affascina e colpisce non solo per la spettacolarità della sua collocazione, ma soprattutto per la particolarità della sua forma. Una costruzione ottagonale, con un cortile ottagonale e 8 torri ottagonali. Costruito sopra una collina, Castel del Monte sembra rappresentare il simbolo terreno della sovranità imperiale di Federico II. Il viaggio che vi stiamo proponendo questa sera è un riassunto tra quello che già si conosce del castello, la sua probabile funzione accertata dagli storici e una nuova teoria affascinante, intrigante, che lo svelerebbe come qualcosa di assolutamente inaspettato. Eccolo lì, è davanti a noi. Svetta, è bellissimo, in ogni caso imponente. Insomma, un tempo un simbolo di questo tipo era certamente, prima di tutto, potere. Un simbolo di potere, sicuramente. Per questo motivo, nel corso degli anni, sono state proposte una serie innumerevoli di ipotesi sulla funzione di Castel del Monte. Qualcuno ha letto nella sua geometria una funzione di osservatorio astronomico. Altri ricercatori lo hanno paragonato a un enorme congegno matematico. Altri ancora ne hanno messo in evidenza presunti allineamenti con Chartres e Gerusalemme. Altri ancora, infine, hanno voluto vedere nella sua costruzione un percorso iniziatico. E per questo più di uno scrittore lo ha legato ai Templari e ha ipotizzato che qui, addirittura, fosse nascosto il Graal. Siamo quasi arrivati. È considerato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. È il sito archeologico più visitato di tutta la Puglia. Per le sue risposte? No, per le sue domande. Che cos'è Castel del Monte? Qual è la sua reale funzione? Lo ha disegnato lo stesso Federico II? Perché è stato costruito con la forma ottagonale, unico in Puglia? Perché anche il cortile è stato realizzato con la stessa forma ottagonale? È possibile che nasconda qualcosa di più prezioso? Intanto cerchiamo di capire a cosa poteva servire questo castello. Non sembra fosse un castello difensivo. Perché? Perché ha delle finestre troppo grandi, facilmente attaccabili, non ha le segrete, non ha le galere, all'interno ha delle scale che non permettono la battaglia, ha una serie di soluzioni architettoniche legate per esempio alle feritoie che impediscono di guerreggiare da sopra, ma c'è di più, non ha un fossato, non ha le mura intorno. Alcuni storici però dicono che qui c'era una muraglia intorno. È curioso pensare che il castello sia rimasto intero e sia completamente sparito l'enorme muro di cinta, un enorme muro di cinta se si trattava di un castello difensivo. Tante sono le domande, poche ancora le risposte, ma numerosi i sogni da fare. Ma prima di tutto facciamo un confronto. Adesso voliamo in un attimo, prima di entrare, a Trani, dove c'è un altro castello certamente difensivo dello stesso periodo, costruito sempre da Federico II. Ma è un'altra storia. Grande vantaggio della televisione è anche quello di poter volare nel tempo e nello spazio. In pochi secondi da Castel del Monte qui a Trani, 25 km solamente, per vedere la differenza che c'è tra un castello come quello di Castel del Monte, le cui finalità stiamo scoprendo in questa serata, e un altro castello sempre realizzato da Federico II ma con finalità decisamente difensive. Vedremo quali sono le differenze. Cominciamo, una per tutte, il fossato. Un fossato circondava le mura, in questo caso l'acqua entrava direttamente dal mare, quindi il fossato era alimentato dall'acqua marina. La funzione del castello era quella di controllo e di sicurezza. Qui, secondo un documento del 1269, si trovavano 20 soldati pronti in ogni momento ad intervenire.
I soldati potevano controllare le vie protetti da muri alti e possenti o dalle torri quadrate agli angoli. Ma non solo. L'ingresso era protetto da una trappola, un cancello seguito da un altro cancello. In alto le aperture per gettare sugli invasori olio bollente. A lato un'altra apertura che consentiva alla guarnigione del castello di uccidere sopravvissuti e feriti. Anche il lato del mare era protetto da bassi fondali e scogli che avrebbero impedito alle navi nemiche di avvicinarsi troppo. Inoltre era in contatto con gli altri castelli del sistema federiciano attraverso segnali di fumo di giorno e segnali luminosi la notte. Un castello chiaramente costruito con scopi difensivi. Decisamente molto diverso Castel del Monte, secondo alcuni paradossalmente troppo bello, troppo rifinito per essere un castello difensivo. Ci sono tante teorie, ma un filo rosso sembra mettere quasi tutti d'accordo. Il fatto che questo castello avesse finalità intanto di potere, ma anche di piacere. Piacere. Cosa sarebbe venuto a fare qui Federico II? Per cosa l'avrebbe preparato? Secondo la teoria ufficiale era un castello che lui avrebbe dedicato alla caccia con il falco. Tra l'altro lui ha scritto anche un trattato su questo. Vi voglio far vedere una cosa. Vedete queste pareti, queste particolari curve della pietra e qui delle canalette servivano per raccogliere l'acqua. Quest'acqua aveva qualcosa a che fare con i falconi e con la gestione storica, acclarata di questo castello o serviva ad altro? Serviva ad un altro piacere di Federico II. Tutti i castelli avevano un sistema per recuperare l'acqua piovana, ma l'apparato di Castel del Monte sembra nascondere una funzione particolare, un sistema presente anche nelle camere all'interno. Eccoci all'interno del famoso cortile ottagonale. Se le pietre potessero parlare, quante volte abbiamo sentito questa frase? E in effetti queste pietre stanno cominciando a parlare. Tante ipotesi sono state fatte su questo castello. Oggi vogliamo esaminarne una realmente sorprendente. Arriva direttamente da studiosi del Politecnico di Bari. Sono esperti in costruzioni e in pietre. Il testo fondamentale quando si studia un monumento è il testo in pietra, che va considerato la stessa stregua di un libro aperto. Però bisogna avere gli occhi per saperlo leggere, per decifrarlo. Quindi bisogna conoscere le tecniche con cui è stato costruito. E la nostra scuola è specializzata nella conoscenza delle tecniche tradizionali, ma anche moderne, di lavorazione della pietra. Siamo fra gli unici in Italia in cui abbiamo dei corsi regolari di stereotomia, cioè di lavorazione della pietra, come non solo arte della pietra, del taglio delle pietre, ma della concezione statica ed estetica della costruzione in pietra. Claudio D'Amato è il rettore della Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari, da dove è partita una nuova sorprendente ricerca. Loro studiano le pietre, parlano con le pietre. E se questo luogo fosse realmente stato progettato come luogo di svago, ma uno svago diverso da quello che abbiamo ascoltato fino adesso, non un castello dedicato alla caccia, alla falconeria, ma qualcosa di più magico legato all'acqua, al benessere, al corpo. A sostenere questa ipotesi sono due architetti,
il professor Giuseppe Fallacara, docente di storia della stereotomia, lo studio della lavorazione della roccia, e il dottore in ricerca Ubaldo Occhinegro. Una ricerca, la loro, nata da un punto di vista diverso. La ricerca sul Castel del Monte è nata in maniera del tutto casuale, una visita, un'ennesima visita al monumento e un'osservazione precisa di alcuni dettagli architettonici che ricomposti hanno formulato nella mia mente questa nuova ipotesi, cioè l'ipotesi di una struttura termale su impianto assimilabile agli antichi hammam islamici. Una ricerca multidisciplinare che sicuramente ha scatenato qualche polemica, ma è assolutamente seria, portata avanti da due professori del Politecnico di Bari. Una ricerca che si è basata non solo sulla storia, sulla tradizione, ma soprattutto sulla roccia. Ma cominciamo ad esaminare i loro elementi e lo facciamo proprio qui al centro del cortile interno, perché ci sarebbe stata una vasca enorme, bellissima, preziosa, in pietra. Non esiste più nessuna traccia fisica di questa vasca. Un elemento virtuale? No. Nel cortile ottagonale vi era certamente una vasca anch'essa ottagonale, in marmo. Alcune testimonianze descrivono come un unico monolite in marmo. Altre testimonianze seicentesche la descrivono addirittura come una sorgente d'acqua. Questa vasca noi possiamo ricostruirla in quanto abbiamo altre testimonianze che ci dicono che la vasca era così grande da lasciare soltanto un passaggio laterale. Le fonti ci accertano che era utilizzata come vasca per i bagni. Le porte che danno accesso a questo cortile sembrano parlarci, perché sono decorate in una maniera precisa. Il visitatore che fosse entrato da queste porte avrebbe avuto nella parte che vedeva dei decori, mentre nella parte che lasciava alle spalle delle porte assolutamente nude. Ecco, la porta attraverso la quale è passata la nostra telecamera era decorata all'interno e nuda all'esterno, mentre quest'altra porta attraverso la quale si accede a una parte del castello è decorata all'esterno, vuol dire che si passa da questa parte, mentre all'interno è assolutamente nuda. Perché? Alcuni hanno ipotizzato un percorso iniziatico, ma come succedeva tanti anni fa, talvolta la soluzione è molto più semplice di quella che possiamo immaginare. La teoria del Castel del Monte paragonato ad una terma, ad una hammam, ci spiega per quale motivo noi dobbiamo forzatamente entrare in alcune stanze e ci spiega per quale motivo in queste stanze ci sono determinati dispositivi architettonici. Il castello funzionava con un sistema di stanze fredde e calde che permettevano appunto la termoregolazione fisica del corpo umano, come funziona negli hammam. Eccoci qui al piano terra, ci sono 8 sale, tutte uguali, tutte delle stesse dimensioni, anche se non possiamo più apprezzarle come erano una volta. Infatti i rivestimenti alle pareti, i pavimenti, i marmi sono stati tutti rubati nel corso dei secoli, si dice che ci fossero addirittura delle statue. Ma è realmente possibile che tutto questo sia stato utilizzato, realizzato grazie all'acqua? È possibile che tutto questo fosse stato realizzato per il riposo, il piacere, il benessere del re? L'idea del bagno pubblico, delle terme, in Federico II proverrebbe dal suo passato, dalle cure che aveva ricevuto nelle terme di Pozzuoli e dal suo trascorso a Palermo. Federico e a suo padre è dedicata l'opera di Pietro da Eboli, De Balne Sputiolanis,
un manoscritto miniato raffigurante le terme e le sorgenti d'acqua curativa tra Baia e Pozzuoli. Quindi Federico è a conoscenza di tutta una serie di logiche per la cura del corpo legate all'utilizzo dell'acqua. Federico II cresce in una Palermo prettamente araba. I Normanni sono subentrati alla dominazione araba del X secolo e quindi lui è completamente impregnato della cultura islamica. La cultura islamica prevede l'hammam come centro per la socializzazione, un centro politico dove si scambiano pareri culturali, non soltanto un ambiente ove fare dei bagni. Quindi è impensabile credere che Federico II fosse avulso da questo contesto. Un luogo dove ostentare il potere e forse ospitare personalità illustri, magari provenienti da Oriente. Sultani e califfi che si sarebbero trovati a loro agio in un castello del genere. Era forse questo il vero progetto di Federico II? Eccoci qua, sono veramente sorprendenti queste sale. E anche se ormai spogliate, ci sono delle tracce che vale la pena guardare con attenzione. Per esempio questa soglia, vedete? Da una stanza all'altra c'è un gradino che sicuramente avrebbe dato fastidio a chi si fosse messo ad attraversare queste sale. Ma c'è di più. È alta, sì, ma ci sono stanze dove è ancora più alta. Noi facciamo vedere questa perché è la prima che incontriamo. E c'è un canale in mezzo. Non è casuale, non è un danno. È stato realizzato apposta. Perché diciamo questo? Perché si trovano altri momenti architettonici di questo tipo anche in porte realizzate in maniera diversa. Vedete, qui c'è un altro canale ed è stato realizzato un foro per far passare cosa? L'acqua. Sembra quasi che queste stanze avessero la gestione dell'acqua con un troppo pieno, cioè se l'acqua avesse superato un certo livello sarebbe passata da una stanza all'altra. C'è chi ha detto che questo è del tutto casuale, queste soglie sono così alte perché un tempo i pavimenti che sono stati trafugati erano più alti e quindi un tempo tutto era a filo. Ma in tutto il castello, completamente saccheggiato dei suoi decori, è rimasto un piccolo frammento del pavimento originale che è proprio qui. Guardate, qui ce n'è una piccola parte ed ecco qui, pochi decimetri quadrati. Ma sono abbastanza per dimostrarci che il pavimento realmente era a questo livello, quindi che quelle soglie sono sicuramente più alte del pavimento originale. E poi qualcosa di grande, di sontuoso, perlomeno che così era, i camini. Sono 5 in tutto il castello, sono 2 al piano terra, 3 al piano superiore. Ormai rimane solo il vano, perché come vedete tutto è stato portato via. E a cosa servivano? Certamente a scaldare il castello, secondo questa nuova ipotesi anche a scaldare grandi volumi d'acqua. Grandi quantità di acqua. Acqua scaldata dai camini, tenuta separata da camera a camera attraverso una soglia molto alta e in definitiva governata in tutto il castello anche attraverso canali e fori nel pavimento. La presenza di questi fori di deflusso per le acque, che sono un unicum nei castelli federiciani, dall'interno all'esterno della struttura, dimostra come il Castel del Monte fosse stato pensato per essere una magnifica macchina per la raccolta e l'utilizzazione delle acque. Una splendida macchina per l'acqua. E per questo motivo la scelta del luogo ove far sorgere Castel del Monte non appare casuale. L'unico documento dell'epoca di Federico II in cui si parla di Castel del Monte risale al 29 gennaio 1240. Nella lettera l'imperatore ordina al giustiziere di Capitanata, Riccardo de Montefuscolo, di fare immediatamente l'Actractus. Ma cos'è l'Actractus?
Sul significato del termine attractus si è discusso a lungo tra gli studiosi. Alcuni ritennero che significasse pavimento, altri ancora lastrico, copertura della terrazza, e che il documento si riferisse quindi alla conclusione dei lavori. Ma oggi una nuova ipotesi si è affacciata sul significato della parola. Per attractus ci sono ben 7 lemmi, 7 significati, tutti diversi. Io ho preferito dare alla parola attractus il valore di canale, canalis, che è attestato, è uno dei 7 significati. I più hanno preferito quello di attractus come materiale edilizio, materiale da costruzione. Poi i riferimenti si possono trovare sui testi. Canalis in quam aqua attraitur, canale nel quale si attira l'acqua. Questa è la problematica, come dire, semantica del termine. Un canale che attira l'acqua. E gli operai che lavoravano ai restauri degli anni 60 hanno raccontato di aver ritrovato dei pozzi profondi circa 60 metri. Ma non solo. È notizia recente la conferma da parte di una squadra di geologi di una presenza abbondante d'acqua nella collina sottostante il castello. Acqua sopra, acqua sotto. Perché tanta acqua? Forse, seguendo questa linea, è possibile svelare il vero mistero di Castel del Monte. È arrivato il momento di salire al piano di sopra. Sono circa poco più di 40 gradini e già possiamo notare una cosa, vedete? Questa scala a chiocciola in effetti è rivolta in una parte che, se si trattasse di un castello puramente difensivo, favorirebbe chi sale, cioè l'invasore, perché un tempo si considerava il soldato, il guerriero, in grado di attaccare con la mano destra, mentre chi dall'alto doveva difendersi avrebbe dovuto rispondere con la mano sinistra. E questo tipo di strutture nei castelli difensivi sono organizzate esattamente al contrario, in modo che chi sta sopra e si sta difendendo da un attacco che viene dal basso sia favorito utilizzando in maniera corretta la mano destra. E poi eccole qui, queste feritoie. Vedete? Se fossero state utilizzate per poter lanciare con un arco, con una balestra, sarebbero state diverse, più larghe, meno profonde e non in questa maniera, che invece favoriscono solo l'ingresso dell'aria e di un po' di luce, ma non permettono una difesa con le armi. Siamo arrivati in cima ed entriamo in quest'altro piano. Bellissimo. Ecco un altro gradino e sicuramente il piano più alto era il piano nobile, il piano dove avrebbe dovuto soggiornare il re. Ogni stanza al piano superiore ha delle panche intorno, delle panche dove sedersi. Una teoria dice, quella classica, che il re amava circondarsi di saggi e di persone di cultura con le quali condividere i momenti nei quali si trovava in questa zona. Altri dicono che erano dei sedili per poter sfruttare meglio questa zona dedicata all'acqua, dedicata al benessere. Andiamo a vedere altri particolari. Abbiamo visto le sedute, ma qui c'è una parte che vale la pena esaminare. Questa è una parte restaurata. Si vede, come abbiamo visto all'esterno, questo trucco per raccogliere l'acqua che sarebbe scesa dalle pareti. Acqua che qui arriva fino a questo punto, altre due canaline e un foro per terra. Queste sono pietre originali. Tutto sembrerebbe indicare la presenza di una vasta rete di canali interna per la raccolta e lo smistamento dell'acqua. Una rete presente all'interno delle sale, ma che partiva dal tetto. All'interno del castello vi sono ben 7 cisterne. Questo è un unicum nei castelli federiciani. Di solito abbiamo una grande cisterna magna, quindi ubicata però al pian terreno. In Castel del Monte abbiamo 5 cisterne pensili, quindi ubicate sulla sommità di 5 delle 8 torri ottagonali.
Questi sono dei veri e propri vani di 2,30 m x 3 di altezza che contenevano un grande quantitativo di acqua che veniva raccolta dalle falde della copertura. Viaggiare con la fantasia è bello e anche con dei mezzi tecnici. Allora, grazie alla computer grafica, proviamo a immaginare questo ambiente come sarebbe stato utilizzando questa nuova teoria, queste nuove ipotesi, questo nuovo viaggio di fantasia, e lo confrontiamo con un luogo reale. Bello, no? E allora proviamo a vedere invece nella realtà un antichissimo hammam com'è oggi. Ci troviamo nel più antico hammam ancora funzionante qua a Istanbul, quello di Jalalolu. Bene, è un luogo particolare, realmente particolare, e al suo interno ha delle situazioni che ricalcano in qualche maniera, lo vedremo tra poco, proprio Castel del Monte. Ma è possibile che Federico II abbia conosciuto una mamma, oggi lo chiameremo centro benessere, nella sua vita? Sicuramente non è mai stato in Turchia, e però probabilmente lo ha conosciuto nella crociata del 1228, quando è andato a Gerusalemme e l'ha per esempio riconquistata. Una crociata ricca di successi, ma senza battaglie. Ma cosa avrebbe Castel del Monte in comune con un luogo come questo? Molto, a cominciare dal percorso. Sale fredde, sale calde, sale tiepide, e poi il marmo che riveste tutte le pareti. Ma qualcosa di più raffinato: il recupero delle acque, il ricircolo delle acque, una cosa che troviamo anche nel castello di Federico II. È arrivato il momento, prego la telecamera di seguirmi, di entrare nel cuore di questo ambiente dove la temperatura è molto alta. Vieni qua, attento, teniamo la porta, ecco qua. Gradini, le soglie per gestire l'acqua sui pavimenti, proprio come al Castel del Monte, le canaline per governare e indirizzare l'acqua dove era più necessario, le feritoie dalle quali esce il calore, e poi l'ottagono. Guardate, qui c'è un grande ottagono proprio al centro, 8 archi circondano questo hammam, gli ottagoni si trovano più volte in questi luoghi, e a Castel del Monte l'ottagono è protagonista, se ne contano moltissimi. La forma ottagonale non è soltanto la forma della corona di Federico II, ha un significato profondo sia nella cultura musulmana sia nella cultura cattolica. Il professor Franco Cardini ha definito Castel del Monte come un grande battistero laico, ovvero un posto dove purificare la propria anima. Il numero 8 è da sempre legato alla purificazione dell'anima attraverso l'acqua. Ma proviamo a continuare a salire, lo facciamo grazie a Antonio. Salve, ben trovato Antonio, che grazie proprio a un permesso speciale ci permette di arrivare sulla terrazza. Ma naturalmente lui ha le chiavi, quindi dobbiamo seguirlo. Ecco, qui ci sono delle feritoie, ma con la luce è meglio. Prego, lo seguo. Ecco qua, questa è una zona non aperta al pubblico, quindi stiamo salendo in una zona, ecco, vedete qua le luci le stiamo portando noi perché sennò sarebbe buio. Ecco qua di nuovo c'è una luce,
Ecco qua. Gli uccelli. Vado Antonio, grazie di tutto, eh. Sì, sì, sì. Passo a sinistra, si sta aprendo piano piano. Andiamo di qua. Che spettacolo! È anche l'ora del tramonto. È un momento particolare, bellissimo. Si vede un panorama unico. Vedete? Ci sono delle specie di tombini, che sono le uscite dei camini, i 5 camini che abbiamo visto. Poi ci sono delle canalette che portano, vedete, a degli inghiottitoi, si va giù di qua. E poi siamo sopra le torri. Pensate, in 5 di queste 8 torri all'interno sono stati trovati degli enormi serbatoi d'acqua. Servivano alla vita del castello, oppure tutto riporta a questa grande macchina dell'acqua che poteva essere questa costruzione. E mentre tutto sembra risolto, ecco qua che si apre un altro capitolo. Guardate questo disegno, è un ingrandimento pari al doppio della pagina originale. Vedete al centro? C'è una costruzione con intorno, sembrano delle torri. Quanto somiglia alla mappa di questo castello? È il manoscritto Voynich. Conosciamolo meglio. La pagina del manoscritto Voynich non è un progetto esecutivo, è un metaprogetto, è un'idea, è una rappresentazione che può essere paragonata anche per la presenza di alcuni dettagli. C'è la presenza di un sole centrale, il sole è paragonabile a una figura imperiale, c'è la presenza del colore azzurro dell'acqua, delle vasche, ci sono dei rivoli d'acqua che fuoriescono come da Castel del Monte, ci sono dei personaggi, un uomo che regge un giglio, un uomo che regge un globo crucigero, tutti elementi paragonabili a Federico II. Ma che cos'è il manoscritto Voynich? Prende il nome da uno degli ultimi proprietari accertati, Wilfried Voynich, antiquario inglese di origini polacche. Tutto il libro è coperto da una fitta scrittura sconosciuta, 250.000 caratteri che formano oltre 4.000 parole ignote. Il manoscritto è inoltre ricco di illustrazioni misteriose. Cosa contenga e a quando risalga è un enigma a tutt'oggi indecifrato. Ma cosa c'entra con Castel del Monte? Abbiamo una serie di impianti disegnati nel manoscritto Voynich che sono assolutamente assimilabili a quelli del Castel del Monte. In alcune pagine del manoscritto addirittura abbiamo delle nuvole dal cui esce dell'acqua, viene canalizzata all'interno di tubazioni e poi va a finire all'interno di alcuni lavabi. Quindi un impianto del tutto simile a quello che viene ritrovato all'interno delle torri di Castel del Monte. Perché i progetti di Castel del Monte dovrebbero essere stati criptati e nascosti in un incomprensibile manoscritto? Almeno per questo una risposta ci sarebbe. Occuparsi della cura del corpo in un periodo come quello del 1200 avrebbe potuto portare anche alla scomunica del Papa. E Federico II di scomuniche se ne intendeva bene, essendo stato scomunicato varie volte.